Come ogni edizione del Carnevale, sono molte le mascherate ai palchi che ogni anno colorano il percorso di Viale Gramsci con diversi costumi e temi scelti in occasione della manifestazione. Non a caso viene premiata ogni domenica la mascherata più suggestiva e più bella. Come vedete l'Avis di Fano, siamo circondati appunto dall'Avis, un'associazione molto importante che è sempre protagonista qui a Fano, vero Veronica? Esatto, quest'anno non potevamo mancare a questo Carnevale, non dobbiamo dimenticarci che siamo qui anche per qualcosa di importante, che appunto è donare il sangue, donare il plasma. Vi posso chiedere da cosa vi siete vestiti? Ovviamente da sacche di plasma, perché come l'Avis nazionale ci dice dobbiamo puntare più sulle donazioni di plasma e quindi ovviamente seguiamo questa scia di giallo. È un'altra mascherata molto particolare qui al Carnevale di Fano, siamo sempre sui palchi, riguarda cosa? Frida, Frida, la grande Frida! Noi qua oggi festeggiamo le donne con Frida, viva la vita, viva la vita e viva la vita! E naturalmente noi uomini facciamo il Frido. Una Frida un po' al maschile, sì, possiamo dire. Molto maschile, molto molto maschile. Questa maschera invece è rappresentativa? Ma è nato tutto, è sorto in 4 giorni, non sapevamo cosa fare, abbiamo detto facciamo i pipponi di Fano, ma no, nel senso, no, proprio maschi e femmine, siamo un po' la Pippi Calzelunghe un po' rivisitato, poi puoi vedere c'è Pippi Calzelunghe versione agricola e poi c'è Pippi Calzelunghe versione, come dire, rossa, rossa fuoco, perché è come lo spirito suo e poi dopo, vabbè, la nordica Pippi, la pippona, insomma, pippone. E poi le pippine, insomma. Un'altra mascherata molto particolare è rappresentata, come vedete nel teleschermo, da un personaggio molto conosciuto qui a Fano. Conosciuto, piccolo, medio, in crescita ancora. Reduce del successo degli Sbancati, che cosa rappresentate in questa giornata? Facciamo i clown. Una battuta delle solite più famose. Famose, qualcuno dà una piccola barzelletta. Il bambino che al Carnevale di Babbo ha detto mi compri i coriandoli, no! Babbo dai, compri i coriandoli, no! Perché non me li vuoi comprare? Perché ci ho comprati a scoscia e buttati via tutti! Bene, con questo chiudiamo!